stato di disordine non è più l'elemento costitutivo del reato, in realtà la vittima, anche se ha cercato l'usurante, semplicemente caratterizza questo fenomeno che non consente una effettiva, un'efficacia nella predisposizione, nella valorizzazione di queste strutture. È uno degli eventi formativi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce nell'ambito del progetto dalla loro parte finanziato dalla Regione Puglia. Obiettivo del progetto è creare una rete di ascolto delle vittime in grado di orientarle verso tutti i servizi esistenti sul territorio che possono in qualche modo fornire aiuto e supporto alle vittime dei diversi reati. E quindi un lavoro che poi vedrà in rete tutti gli operatori del settore, gli operatori pubblico con i servizi sociali, con le forze dell'ordine, con i vari ministeri coinvolti, con anche gli enti del terzo settore che operano a supporto di alcune categorie di vittime di reato. Quindi l'obiettivo è fare rete e far sentire le vittime tutelate dall'intero sistema del territoriale. Le psicologhe e le psicologi della vittima, la richiesta di aiuto, una richiesta che deve vincere prima di tutto, e qui entro in quello che è l'argomento di oggi, che deve vincere prima di tutto la resistenza della stessa donna, la stessa vittima di violenza. Prima si è parlato di ha promosso, ha sostenuto questo importante progetto, un progetto che vede la creazione di sportelli informativi e di assistenza per le persone vittime di violenza. È importante anche il fatto che si parli di violenza a 360 gradi e non in maniera settoriale come è stato fatto nei precedenti anni. È uno sportello importante, un ulteriore elemento che si va ad aggiungere ai tanti già messi in atto dai servizi sociali del comune, dalle forze dell'ordine, dall'ordine degli avvocati. Quindi noi come ordine delle psicologi ci teniamo, insomma, che questo progetto cresca, diventi sempre più grande e importante, che aggiunga nodi ad una rete che deve sostenere le vittime di violenza, deve sostenere e sorreggere anche, perché uscire dal percorso di violenza, dal processo della violenza è molto difficile, richiede molte energie proprio alle vittime. È solo una rete di enti, associazioni pubbliche e privati, solo questo può in qualche maniera portare a vincere, a sconfiggere l'idea di violenza che purtroppo è in maniera sottotraccia è presente nella nostra società. I modi di credito per poter poi per assoggettare psicologicamente ed economicamente il debitore, che sono i titoli di credito, le cambiali e gli assegni che vengono rilasciati, al fine appunto di poter effettuare delle procedure esecutive e avere un immediato rapidamente azionabile. Questo però fanno sì che in questo... Non ho fatto nemmeno in tempo a sistemare gli appunti, però non potevo dire di no. Quindi grazie a tutti per l'invito. Secondo evento formativo da parte del nuovo sportello dalla loro parte, un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dall'assessorato alla Regione Puglia. Uno sportello che è attivo dal 31 maggio e che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 sino alle 12.30, dove ci sono diversi colleghi che ricevono l'utenza alla quale forniscono assistenza. C'è anche assistenza psicologica e anche eventualmente il traduttore. E si fornisce tutta questa assistenza appunto all'utenza che ne ha bisogno, cioè prima accoglienza che viene fatto, e vengono fornite tutte quelle informazioni necessarie a chiunque ne abbia bisogno. Prossimamente lo sportello verrà addirittura rinforzato e ci saranno delle nuove iniziative, non solo a livello formativo. Penso che, diciamo, mi limiterò a parlare
dell'inquadramento normativo della violenza di genere. Penso che per il resto ci sia l'avvocatessa che mi succederà, insomma, e potrà parlare in maniera più compiuta. Io mi vorrei muovere nel solco del questore, non è solo la repressione a poter dare una risposta alla violenza di genere, si dovrebbe andare verso la prevenzione, certamente. E a fronte della prestazione di denaro di altra utilità, interessi usurari.